messo in mandubaccione, ci andiamo a divertire, grande festa, champagne e mammazelle, come andiamo in Francia. Ok, allora salutiamo tutti gli amici dell'angolo di White, Renato Russo, Giusy White, ti salutiamo. Al cuore! Un saluto a tutti gli amici di Fly TV, progetto Almax nel programma Web Revolution. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione, ma prima di salutare voglio innanzitutto abbiamo al telefono l'Alessia Marani, il titolare del progetto Almax. Buonasera Alessia! Ciao direttore, come va? Benissimo! Abbiamo con noi alla come co-conduzione Ilaria Mugnato. Buonasera Ilaria. Buonasera direttore, buonasera Alessia e buonasera Renato. E direttamente da Uomini e Donne il grande Renato Russo. Buonasera Renato. Sì, buonasera a tutti. Come andiamo? Benissimo. Vogliamo innanzitutto ringraziare di essere ospite qui con noi. Con progetto Almax, con Fly TV, che oggi facciamo questa fusion, e veramente siamo onorati, e per questo vogliamo dirti grazie. Volevo subito iniziare con una domandina velocissima. Chi ti ha dato il nome Mattatore? Tutti i settimanali, i giornali d'Italia, i giornalisti. Ho capito, interessante. Ilaria, hai qualcosa da chiedere? Certo, volevamo chiederti, Renato, intanto innanzitutto, la tua storia televisiva, comunque nel mondo dello spettacolo, inizia con la telefonata di tuo figlio alla redazione di Uomini e Donne di Maria De Filippi. E quella volta Elga non ti ha più voluto, ha deciso di lasciare il programma. Però tu sei stato l'unico, uno dei pochi, insomma, che ha lasciato nonostante tutto il programma quando potevi restare. Hai dimostrato molto coraggio. È stata questa scelta che ti ha messo in luce nel mondo dello spettacolo? Eh beh, certo, quel programma lì è un trampolino di lancio. Poi dipende sempre uno cosa vuole fare. Cioè, per me è stato un trampolino di lancio. Poi tutto quello che si è creato, tutto è nato come un gioco, cioè io poi non sapevo niente nel mondo dello spettacolo, si è creato dietro di me una macchina infernale che ti dico, io una sera dopo l'altra, appena uscito dal programma, ragazzi, sono stato 2 anni per locali e non ti dico, di tutto e di più, cioè, avevo preso la notte per il giorno per la notte, comunque adesso sono passati un po' di anni, sì, avevo deciso poi di lasciare il programma perché io poi anche partendo di qua dalla Svizzera è lunga, sono più di 1000 chilometri, andare, registrare, tornare, cioè gente che sta lì in Italia, che stanno a Roma in provincia, vanno lì e stanno degli anni, però da me mi veniva un po' faticoso, però non pensavo che tutto questo mi portasse a tutto questo macello in questi 5 anni, perché non ho girato quasi tutto il mondo, ma l'Europa sicuramente, il mondo quasi, mi manca ancora qualche tappa, ma adesso purtroppo con questa pandemia speriamo di ripartire al più presto. Certo. Comunque mi sono tolto delle belle soddisfazioni, perché sono certo. Festival di Cannes con Roberto Benigni, fare delle serate con Gianluca Vacchi, serate a Milano sulle terrazze, non sentimento, terrazze normali, aperitivi, con Alessia Marcuzzi, eccetera, Simona Ventura, cioè parecchi personaggi famosi in Italia, mi sono proprio delle soddisfazioni. Poi incontrare la Belen Rodriguez, non è che tutti i giorni ti capita di incontrare la Belen, cioè per cui... sta diventando mamma di nuovo, quindi la salutiamo, tu che la conosci, visto che è mamma bis anche lei questa volta. Sì. E quindi, Io ho dichiarato su un'altra intervista, su un'altra rete, che non sono io il padre. Okay. Io il padre. Perché okay. Non riuscirai a mantenere il tenore di vita che hanno. Anche se vivo in Svizzera, però lasciamo perdere. Ecco, volevo chiederti, appunto, hai fatto serate, vivi la movida, sei sempre in giro all'estero, Milano, anche Napoli, in Italia, ma anche all'estero, fuori proprio. E qual è, sei stato a Cannes, hai conosciuto tante persone, ma qual è la tua ricetta per questo tuo successo, per questo tuo viaggiare, per questo restare, insomma, nel mondo dello spettacolo? Essere, allora, al momento giusto, al posto giusto e rimanere umili. Dove vai? Dove te la tiri? Dove vai?
anzi, più te la tiri e più poi il segreto sta nei paparazzi e nei buttafuori dei locali. Sei amico di loro, vai dove vuoi. Se te la tiri che vai in antipatia, non ti fanno manco più entrare nei locali, anche se sei chissà chi, cioè allora non gli interessa niente. Il segreto sta qui ed essere umili, rimanere umili. Vai. Poi dico, mi sono un po' tirato fuori un po', diciamo, dall'Italia, perché certi personaggi, certi programmi non mi piacciono più. Allora ho puntato la mia visibilità all'estero, perché sono trattato meglio, ti trattano meglio all'estero. Addirittura sono andato anche in Sud America, sono stato. Sì, sì, là ti vedono come tutta un'altra cosa. In Italia, solo che fai un reality o fai due apparizioni, appunto, si credono di essere delle superstar di Hollywood, che poi al giorno d'oggi sono tutti siliconati, cioè sono belli e poi si rovinano col silicone, con la chirurgia estetica, cioè devi avere certi canoni per rimanere in certe TV e si gonfiano, e sono tutti dei mostri, sono diventati tutti dei mostri. Ecco, ci puoi raccontare il tuo rapporto con Maria De Filippi o qualche aneddoto, visto che tu hai avuto questa occasione, insomma, di conoscerla anche meglio? Beh, una persona, guarda, l'unica che ti posso dire, quando sono stato lì a Roma, che sono rimasto un attimino così, io ho pensato, sai, autista, la prendono, la portano. Lei si presenta, lei arriva con la sua macchinetta negli studi televisivi, jeans, poi vabbè, viene cambiata, la preparano, la truccano, però viene con la sua macchina e la prima ad arrivare e l'ultima ad andarsene via. A volte fa anche orari tardi e va via con la sua macchina, senza scorta, sicurezza, con la sua macchinina, quella cosa lì mi ha colpito, perché tante che sono al di sotto la Maria si credono di essere chissà, che hanno 10 bodyguard, l'autista, tutto. Invece lei è umile, proprio. Infatti lei, quando è stata a Sanremo, che aveva tutta la sicurezza, i bodyguard, tutto così, a lei non gli è piaciuta, lei non gli è piaciuta tutta questa cosa. Lei è una donna semplicissima. Viaggi molto, conosci e sei amico anche di celebrità, soprattutto all'estero, anche in Italia, ma anche all'estero. Cosa ti affascina del mondo dei VIP? Ma il mondo dei VIP, diciamo che poi a me mi piace chiamare le celebrity, perché VIP le chiamano tutti le celebrità. Poi no, sono soddisfazioni, perché uno magari fino a lo vedi dalla televisione, poi vedere di persona, ci sono dei personaggi che come li vedi li sono, e ci sono tanti che magari poi non li riconosci, cambiano. Sono soddisfazioni, cioè avere incontrato un Sylvester Stallone, un John Travolta, un Paris Hilton. Cioè, sono cose che Sylvester Stallone non l'avrei mai detto, ma nemmeno John Travolta. Che poi ti devo dire che gli americani, quegli attori di Hollywood, sono proprio umilissimi, sono come li vedi. Poi ho incontrato Quentin Tarantino, ragazzi, Quentin Tarantino è lo spettacolo proprio. È in Italia che c'è questa mania di essere superstar, se la tirano troppo, bisogna essere umili, sì, e sono soddisfazioni, cioè fare serate. Cioè io ho fatto una serata a Cannes con dei registi che in Italia magari non sono conosciuti, ma sono famosi in tutto il mondo, perché poi dietro le quinte c'è tanto personale che la gente non vede, la gente vede solo quello che esce in televisione, ma produttori, autori, registi cinematografici, tanti, tantissimi, sono tutta gente umile. Poi vabbè, magari uno può capitare che magari, o magari c'è un bicchiere di più di vino. Cioè, però la maggior parte, fino adesso che ho incontrato io, tutta gente top. Ecco, adesso tocca ad Alessia. Dove sei? Se ci sono state più soddisfazioni o più delusioni seguendo questo tipo di mestiere? Ma soddisfazioni, number one, ragazzi. Cioè, ma essere a Cannes con Roberto Benigni, ma quando mai pensavo di incontrare Roberto Benigni? Cioè, come lo vedete in televisione, lo è, matto com'è, ma ho passato mezz'ora, ma solo a ridere, cioè incredibile. Mi disse, quando vedi di nuovo la Maria De Filippi, mi raccomando, digli che un po' di tempo fa era un po', non era messa bene economicamente, e lui gli aveva fatto un prestito, allora digli alla Maria di ridarmi i soldi appena possibile. Mi ha fatto quella battuta lì, capito? Però poi io non ho pubblicato il video né niente, che sono rimasto così. Tutto, non ho avuto delusioni, forse una sola delusione. Non so, forse perché si stava preparando per un film, una serata con Raul Bova, proprio era totalmente cambiato, ma poi mi hanno spiegato che era preparato per girare un film, per cui là sono rimasto deluso. L'unico Raul Bova mi è rimasto poi
Poi figurati, 20 bodyguard alla tira. Poi devo arrivare a mezzanotte, è arrivato alle 3 di notte, cioè non va bene, ma per me non importa, cioè più che altro per le 3.000 persone che c'erano, che hanno pagato la cena per farsi almeno una foto con lui, e tutta quella gente lì, niente. Per cui non va bene così, non va bene. Volevo chiederti anche quali sono state le tue icone di riferimento, televisive o cinematografiche? Vabbè, Quentin Tarantino, Del Toro, mi piacciono quei film lì. Poi, vabbè, in Italia, dalla comunità, appunto, come Benigni, penso. Poi, un po' in generale, io vado un po' sull'avventura, sull'azione, sulla comicità, su quei film un po' così, mi abbioccano. A me mi piace l'action, come dicono, action. Che dice il direttore Marina? Questi dicono action a Londra, come dicono? Action. Dato così poco spazio agli esordienti in televisione, cioè nel senso ci sono solo alcuni programmi per esordienti, ma non viene dato poi così tanto spazio, secondo me. Non ci sono più quei programmi di nicchia di una volta, ne fanno altri, però non sono, secondo me, continuativi, ecco, per una persona che fa... Manca il musical in prima serata, il musical non ci sono più, la varietà non ci sono più, il cabaret non sono più, ormai sono tutti programmi, e io non mi permetto, però non dico TV spazzatura, certi programmi proprio non si possono guardare, a me è diventata una cosa... Ma perché cos'è? Una nuova generazione, non ci sono più gli autori, appunto, ripeto, di prima, sono tutti giovani, e poi vanno ormai all'era dei social, non è più, è cambiata tantissimo. Ne parlavo con Lele Mora ultimamente a Milano, e anche lui ormai, non dico che è fuori dai giochi, però... Tutta la conoscenza che aveva lui non ci sono più, ormai tutta roba, tutti giovani sono, diciamo. Per cui, appunto, anche per quello che io ho puntato all'estero, è diverso, è tutta un'altra cosa. Venite trattato meglio, o puoi fare dei programmi un po' più interessanti, sono un po' più seri, un po' più... Non dico che in Italia non sono seri, però, appunto, come dice l'Alessia, ci sono... dei programmi che non è che anche a me sinceramente non è che mi tirano molto, infatti io non è che la guardo tanto. Non ti sento bene. Preferisci fare una fiction oppure o un telefilm, un film importante o un programma televisivo, magari anche con loro? No, guarda, io non essendo attore, non ho fatto neanche accademia, né scuola, né niente. Infatti mi hanno anche delle serate con certi attori come Marco Bocci, così io ho rifiutato perché, cioè, prima di tutto mi coprono, poi io non sono né attore né niente, non so niente. Preferirei più fare o tipo un inviato o fare, sì, perché no, condurre un programma, sì, un programma mio, perché no, sì, conduttore. Ma anche l'inviato mi piacerebbe, l'inviato, perché giri molto di più facendo un inviato, mi piace stare all'esterno, scoprire anche la cronaca, diciamo, quello che succede. Però c'ho dei programmi all'estero, vediamo un po', anche sulla cucina, dei programmi di cucina. Un po' ci avrai in Sud America. Fermi, ho sentito cucina, Renato, spiegaci meglio un attimino. Tu lo sai che, oltre che sei direttore Fred TV, sono anche un master chef, spiegami un attimino. Lo so. Interessante. No, in Sud America ho preso lo spunto per fare un programma tipo, non so se lo conosci, lo chef Vagabondo, viene trasmesso in TV francese, lui è francese. Uno un po' di tempo fa è mancato, perché ecco, adesso c'è quello lì che è simpaticissimo, adesso non mi ricordo il nome. Comunque gira il mondo, va in quei posti e trova proprio le cucine tradizionali dei villaggi. Anche va a cacciare i boa, i serpenti, poi li cucinano, li mangiano in tutto il mondo. Cioè, uno chef, mi piacerebbe, chef Vagabondo, girare in Sud America e far conoscere, rivisitare questi piatti tradizionali di quei paesi lì. Mi piacerebbe moltissimo. Non ho già parlato, la cosa doveva essere in porto. Adesso vediamo un po' quando si potrà ripartire, perché no. Poi magari ti chiamo, Marino.
Alessia? Io non sono per la giungla, a prescindere, non... Non vedo male. Alessia, non ti piacerebbe mangiarti un bel pipistrello, ma lo sai che dicono che è come la carne di pollo, dicono. Ah sì, ma col pipistrello in questo periodo forse è meglio non divagare, ecco. Ma lì in Africa lì dicono che sono buonissimi, non lo so. Non lo so, non l'ho mai provato e mai lo proverò, sì, guarda. Io rimango sulla cucina tradizionale, ecco, quindi... Anche dirai. Sì, non... Alessia, la carbonara matriciana. Comunque... Ci sono anche i temi, dicevo, che comunque fare il loro gioco. Una bella carbonara, una bella matriciana non sarebbe mica male, eh. O un cacio e pepe. Certo. Guarda, da queste tre ricette si capisce... che tipo di persona sei, quindi insomma non... perché sono tre ricette belle sostanziose, non è che sono le... perché mi piace bere un buon vino, con dei vini un po' corposi ci vuole anche un piatto corposo, assolutamente, parli come una stemmioli, eh. E Renata, secondo te qual è il segreto del tuo successo? Cioè cos'è che ti ha fatto entrare in televisione? L'umiltà, ricordarsi da dove di dove siamo, di non tirarsela, se capitano delle serate speciali, perché no, uno se la mette un po' la cravattina così, tra giacca e cravatta, può capitare, però ogni tanto bisogna anche divertirsi, però essere umile, ricordarsi da dove si viene, non c'è niente da fare, ti premia sempre, non c'è niente da fare. Poi diciamo che anche appoggiandosi che Maria De Filippi, non è che tutti ti aprono la porta, però è già qualcosa di forte. Ma è vero che della televisione, però non tutti di quel programma lì è successo proprio io, aspetta un attimino, stavo finendo di parlare. Cosa dicevi, Renato? No, non tutti di quel programma di Uomini e Donne Opere hanno avuto il successo che ha avuto io, anche essendo tanti anni lì seduti, perché bisogna trovarsi al momento giusto, nel posto giusto, in una serata giusta, con un regista giusto, un produttore giusto, se sei simpatico vai, se non sei simpatico niente, se stai a casa non ti viene a cercare nessuno. Renato, io guardavo anche nella trasmissione Amici, che ci sono Pio Amedeo, che sono stati chiamati, c'è veramente la prendono in giro, però nel loro prendere in giro, da una parte sinceramente hanno ragione, perché se tu entri nelle grazie di Maria De Filippi, loro giocano, li conosco quando sono partiti, però è che sono stati tra virgolette paraculati, si può dire, diciamo, sono paraculati, cioè è sempre le solite risposte, la solita commedia, sì, subito nel primo Emigratis va bene, ha fatto successo, ma poi sono tutti d'accordo, cioè non è che questi hanno fatto, cioè questi andavano dai calciatori, ma erano è la redazione Mediaset che mi tiene in contatto, ma non sono loro che tirano fuori i soldi di tasca loro, è Mediaset che, cioè tutto un giro, sai, altro che a calcio l'avrebbero cacciato, cioè sono andati a Dubai, sono andati a Ibiza, ma lì ti cacciano via, ti permette di fare quello che hanno fatto loro, è tutto TV, è spettacolo. Io conosco anche il loro manager, a me non mi può vedere perché con me non ha potuto mai fare niente, perché dove andavo io magari a volte capitava che dopo magari c'erano anche loro, dici ma come fa questo qua da solo a tirare sta gente, in realtà non bisogna essere per forza più Amedeo o Raul Bova o quello che si è, bisogna farsi conoscere e essere se stessi. È normale che poi le agenzie, io l'ho lasciato in tutte le agenzie, se a te non ti danno niente, prendono tutto loro, per cui io ho fatto la mia strada da sola, nessuno, sì l'ho avuto, ma poi l'ho lasciato, il primo anno l'ho avuto l'agenzia di Roma, poi quando ho capito come funziona il sistema, lo lasciate tutto. L'unica cosa in quel mondo lì è che è difficile trovare gli sponsor. Se hai dei buoni sponsor, cioè dei brand, allora puoi andare avanti e puoi fare delle cose grandissime. Poi io non ho più 20 anni, non ho più la tartaruga, cioè ragazzi vanno avanti con la gente lì ormai, punture di qua, punture di là, addominali, e vanno avanti, però
cioè io posso dire che sono arrivato anche in cima, però dovevo arrivare a dei compromessi. Io con quei compromessi non l'ho accettati e basta, a me non mi interessa stare al pomeriggio a mattino 5 a pomeriggio e stare poi avere con un autore, convivere con qualcuno, no, adesso non voglio dire, però cioè, è così, è così. Devi, ci sono dei compromessi e io non li accetto, per cui io vado bene come sono, c'ho le mie cose, c'ho le mie cose, c'ho i miei programmi, le mie cose da fare, c'ho la mia moda, le mie sfilate di moda, le mie modelle, non c'è le mie TV, non c'è problema. Ecco, è anche per dare speranza a tutti, giustamente, possiamo sfilare tutti, giustamente, ma è che è un buon messaggio. Sì. Ecco, vedi, non solo le supermodelli, che ci dai un bellissimo messaggio. No, adesso hanno preso, non di mira, però ne stanno parlando di quella cantante a Los Angeles, quella di colore molto famosa, la rapper, che è molto, che lei si sta mostrando, ha fatto anche la copertina di Vanity Fair, e la stanno un po' attaccando sull'obesità, diciamo così, io non lo trovo giusto. Se lei sta bene di salute, si trova bene così, perché se uno sta bene, va bene così, no? Ma è un'ultima domanda, lei c'è da fare eventualmente? Sono tutte curvi, no? E che bello essere curvi, l'anno dopo sono tutte magre, sono già tutte dimagrite, non sono più curvi, quindi quando dimagrire in America, ma Alessia, guardati un po' l'isola dei famosi che stanno dimagrendo, le protesi come si vedono, c'hanno tutte le protesi, addirittura anche nel lato B ce l'hanno, facci caso. Le ho viste, mi intendo di protesi, ma non perché ce le abbia, perché ne ho viste tante, per quello. Ne ho viste tante di protesi. A volte la televisione, invece che costruttiva, potrebbe essere distruttiva anche proprio per chi c'è dentro, per chi la fa. Certo, ma quanta gente volevano fare gli spacchiusa, ma sono andati in certi programmi, si sono bruciati, per l'amor di Dio. Alves, Rodrigo, è stato, se pensava di venire in Italia, che sta a fare, si è bruciato e poi ha dovuto cambiare senso per trovare novità, perché ormai come personaggio si era bruciato, stando a Milano l'avevano bruciato, guarda te, per cui fai presto a bruciarti. Chissà cosa farà prossimamente, perché ormai le ha già provate tutte, gira che vivi, gira e ormai non lo so, ormai ha cambiato anche se, non lo so. Ho capito. Non so che dire. Siamo arrivati ormai alla fine. Vogliamo, Renato, ringraziare di essere stato ospite alla Fly TV e anche alla Web Revolution con Alessia Marani, Ilaria Mugnato, e un ringraziamento a tutti i nostri ascoltatori di Fly TV. Ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti, grazie! Ciao.